L'ultima ora vogliamo cominciare a vedere un attimo il comportamento riguardo alla continuità delle funzioni monotone. Allora, definiamo che cos'è una funzione monotona. Io ho una funzione f da e a valore in r. E è un sottoinsieme di r. Si dice monotona, facendo l'ultima O, abbiamo quattro tipi di monotonia. Strettamente crescente, se e solo se per definizione x1 minore di x2 implica f di x1 minore di f di x2 per ogni x1, x2 appartenente al x2. Cioè mi metto in E, prendo due punti, se mi sposto verso destra la funzione cresce. Debolmente crescente, e solo se per definizione x1 minore di x2 implica f di x1 minore uguale di f. Debolmente crescente strettamente significa minore stretto, debolmente significa minore uguale. Invece che debolmente crescente posso anche dire non decrescente, la stessa cosa. Ovviamente se dico crescente non si capisce se è questa o questa. Io preferisco perciò non usare mai la, perché a seconda dei testi, qualche testo mette crescente questa, qualche testo mette crescente questa. Siccome è libero, per non usare due aggettivi, mette una strettamente crescente e l'altra crescente, oppure mette una crescente e l'altra debolmente crescente. Però a seconda dei testi questo varia, quindi io preferisco usare una terminologia non ambigua. Altrettanto possiamo avere una funzione strettamente decrescente, se solo se per definizione x1 minore di x2 implica fx1 maggiore di fx2 per ogni x1 x2. Debolmente decrescente, qua possiamo anche dire non crescente, qua non decrescente, se solo se per definizione su maggiore di in e sempre in E. Ora vediamo un po', se io prendo la funzione 1 su x, esempio f di x uguale 1 su x, x appartenente a r meno 0. Mi sapreste dire se questa funzione è crescente, debolmente crescente, com'è? La domanda è: quale di questi quattro tipi è? La risposta è? Nessuno. Allora, nessuno, perché se mi sposto da qui a qui la funzione scende, ma se mi sposto da qui a qui la funzione sale. Adesso andiamo a prendere però come dominio, prendiamo 0 più infinito,
significa che prendiamo 0 più infinito, dobbiamo cancellare questo pezzo, in chiaro la funzione è solo questa. Stavolta la funzione com'è? È monotono o no? Sì. Se x1 e x2 sono positivi, più è grande x, più il reciproco è piccolo. Quindi è monotono. Strettamente. Chiaro? Questa è la definizione di funzione monotona. Poi dobbiamo dare anche un'altra definizione. Prendiamo x con 0, punto di accumulazione per E. Allora, diciamo per E intersecato meno infinito x con 0. Cioè, togliamo, qua abbiamo x con 0, qui abbiamo i punti di E. Con 0 è un punto di accumulazione, però non andiamo a prendere tutti i punti di E, prendiamo soltanto quelli di E che stanno a sinistra di x con 0. Allora si chiama limite per x che tende a x con 0 da sinistra di f di x uguale il limite x appartenente a E. Questo qua lo chiamiamo ES perché è la parte, diciamo, la parte che sta a sinistra, ES di x con 0, anzi EL, meglio usare la terminologia in inglese, L sta per left. Limite per x che tende a x con 0, ma x appartiene a EL di f di x. Lo posso fare questo, posso fare tutti e due questi limiti. Posso fare sia il limite, provare a fare sia il limite in E sia il limite in L, perché se è un punto di accumulazione per L è un punto di accumulazione anche per E. Tuttavia il limite sinistro si intende il limite per x che tende a x con 0 dalla parte sinistra, cioè in L. Questo limite è uguale, non posso scrivere uguale a L perché la L già l'ho usata, è uguale, chiamiamolo M, se e solo se per definizione per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0 tale che x appartenente a E, x compreso tra x con 0 meno delta e x con 0 più delta implica f di x meno n è minore di f. Quindi applicare, se vi ricordate, allora, x con 0 abbiamo preso un punto di accumulazione, quindi nei punti di accumulazione diciamo il limite si può fare. E come si faceva? Si faceva, scusate, qua x con 0, no? Faceva x compreso tra x con 0 meno delta e x con 0 più delta, x diverso da x con 0, x appartenente a E. Stavolta, siccome mi devo avvicinare solo dalla parte sinistra, per ogni epsilon esiste un delta tale che se x è compreso tra x con 0 meno delta e x con 0, x diverso da x con 0 non c'è più bisogno perché è minore di x con 0, quindi è diverso da x con 0, x appartenente a E. In queste condizioni deve f di x meno m. Questo è il limite sinistro. E meglio, diciamo, la cosa più che si capisce meglio è questa scrittura qua, perché è come quella del limite di funzione soltanto da una parte sinistra. Se no, qua state scrivendo solo dalla parte sinistra, però diciamo, poi se lo dovete scrivere esplicitamente dovete comunque scrivere.
Ovviamente se lo faccio dalla parte destra, cosa cambia? Qua ci avremo, che ne so, x con 0 più infinito, 0 più infinito, questo lo chiamiamo e con r, il limite lo chiamiamo limite destro, quello che cambia qua sarà x compreso tra x con 0 e x con 0. Allora, statemi a seguire. Prendete un punto di accumulazione, quindi ci posso fare il limite. Allora, io ho vari casi, posso fare il limite, può darsi che posso fare il limite solo da sinistra, questo nel caso in cui E stava. Se questo coincide con E, il limite lo potevo fare solo da destra. Se quello di prima coincideva con E, il limite lo potevo fare solo da sinistra e l'altro era vuoto. Se E sta solo a sinistra, per esempio, prendete l'intervallo 0,1, prendete 0, nel punto 0 il limite ce lo posso fare da sinistra? No, perché quando prendo l'intervallo 0,1 e intersego con la semietta meno infinito 0 aperta, mi viene vuoto. Invece, quindi per esempio, se prendo l'intervallo 0,1 qua, allora, in un punto intermedio il limite lo posso fare da destra e da sinistra, in 0 lo posso fare solo da destra, in 1 lo posso fare solo da sinistra. Ora che succede? Quando prendiamo un punto dove posso fare il limite sia da destra che da sinistra, chiamiamolo x con 0, secondo voi quando è che esiste il limite in questo punto? Affinché esista, diciamo, il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a L, se e solo se il limite per x che tende a x con 0 da sinistra di f di x è uguale al limite per x che tende a x con 0 da destra di f di x che fa L. Cioè, se io posso fare il limite sia da sinistra che da destra, il limite farà 3 quando i due limiti coincidono e fanno tutte e due 3. Questo è banale, lo fate per esercizio, basta scrivere tutte e due le definizioni, metterle insieme e ottenere il limite. Perché quando con il limite da destra ho questa, con il limite da sinistra ho quell'altra per x compreso da x con 0 meno delta x con 0, lo metto insieme e ottengo x compreso da x con 0 meno delta, x con 0 più delta, diverso da x con 0. Ok? Se invece il limite lo posso fare da una parte sola, quello è già il limite. Supponendo che esista. Se il limite lo posso, allora se il limite in 0 fa 3, anche da destra, anche il limite in 0 fa 3, basta. Il limite in 0 è più da destra. Quindi qua non ritengo di dover scrivere alcunché, perché è tutto, diciamo, corrisponde perfettamente all'intuizione. Cioè, se io in un punto posso fare il limite sia da sinistra che da destra, il limite quando è che esiste? Quando i due limiti coincidono. Se uno dei due non esiste, il limite generale non esiste. Se i due limiti sono diversi, il limite non esiste. Se da sinistra tende a 3, da destra tende a 5, il limite non c'è. Però possono esistere limiti sinistra e destra, possono fare 3 e 5. Chiaro? Viceversa, se il limite fa 7 in quel punto, il limite da sinistra deve fare 7, il limite da destra deve fare 7. Ok. Allora, fatte queste dovute premesse, adesso andiamo a vedere che succede a una funzione monotona. Allora, supponiamo
F da E a valori in R monotona. Monotona debolmente crescente. Ovviamente un teorema analogo si potrà dimostrare per le funzioni monotone debolmente decrescenti. Allora, supponiamo che x con 0 sia appartenente ad E e x con 0 sia di accumulazione per E. In tal caso, qual è la tesi? Se si può fare il limite di x che tende x con 0 da sinistra di f di x, tale limite si può fare nel senso che è di accumulazione anche per EL, no? Perché allora, per esempio, se sta tutto a destra, la EL mi viene vuoto. Tale limite esiste e inoltre il limite per x che tende x con 0 da sinistra di f di x è uguale all'estremo superiore per x appartenente ad EL di f di x. Si può fare, vuol dire x con 0 è di accumulazione per EL uguale E intersecato meno infinito. Che è minore o uguale di f di x. Se invece si può fare, uno dei due si può fare sicuramente, il limite che x con 0 era di accumulazione per x, magari si possono fare tutti e due. Insomma, mettiamo, per non perdere la bussola, mettetevi nel caso più semplice in cui si possono fare sia il limite sinistro che il limite destro. Allora dovrete avere che il limite sinistro è uguale all'estremo superiore fatto su tutti i punti che stanno a sinistra, comunque non supera il valore della funzione. Il limite destro è uguale all'estremo inferiore, comunque è maggiore o uguale al valore della funzione. Cioè, una funzione monotona in un punto c'ha un limite sinistro, c'ha un limite destro, ce li ha perché ho detto esiste, e il valore della funzione del punto sta qua in mezzo. Però fate attenzione alle ipotesi. Le ipotesi sono che i limiti si possono fare se
si possono fare, esistono, si possono provare a fare. E poi anche x con 0 deve essere un punto di, non solo, ma un punto di, del dominio, se no poi il valore della funzione qua non ci sta. Chiaro? Prendete questa funzione qua, allora la funzione vale x quadro tra meno 1 e 1, poi nel punto 1 e meno 1, anzi scusate, x quadro tra 0 e 1, però 1 escluso, nel punto 1 la funzione vale 2. Questa funzione è monotona? Certo, è crescente, nel punto 1 vale 2. Continuo a scusare. Ah, nel punto 1 posso fare il limite da sinistra? La funzione del meno 1, però della funzione del punto vale 2. Contraddice il teorema? No, perché lo posso fare solo da sinistra. E da sinistra la funzione era crescente e avvengono questa. Ok, quindi questo è la situazione che riguarda le funzioni monotone. Adesso la dimostriamo, ma prima di dimostrarla, in questo caso una funzione monotona quando può essere che è discontinua? In x con 0. In x con 0 si può andare a verificare se è continua o no, perché il valore x con 0 è un punto di x. Quando è che è discontinuo in x con 0? C'è una sola? Possibili? No. Quando il limite sinistra e destra sono diversi. Perché? Se il limite sinistra e destra sono uguali, abbiamo detto che il valore della funzione sta in mezzo. E quindi il limite a destra è uguale al limite sinistro, sono uguali al limite e il valore della funzione è uguale al valore del limite. Se invece sono diversi, il limite da sinistra è minore del limite da destra, stiamo parlando di funzione del momento di crescenza, che succede? E qua x con 0, il valore della funzione di x con 0, prima di tutto non lo posso mettere uguale a tutti e due, ma secondo, il limite della funzione di x con 0 non esiste, perché da sinistra e da destra sono di diversi. Quindi la funzione non può essere continua. Questo tipo di discontinuità la chiameremo discontinuità a salto. La discontinuità a salto avviene quando il limite sinistro è diverso dal limite destro, ma c'è f di x con 0, perché se no, se vi ricordate la funzione 1 su x era salto pure questa qua, qua il limite sinistro come l'infinito, il limite destro fa più b. In qualche modo potremmo considerarla assalto anche se i limiti non sono finiti. Però il punto è che se ci metto 0 nel dominio la funzione è discontinua. Se non ci metto 0 nel dominio la funzione non è discontinua perché non devo verificare. Quindi stiamo parlando sempre di un punto del dominio. Allora, se ho una funzione monotona, il limite sinistro e il limite destro non coincidono, in questo caso la funzione saliva, quindi così, se la funzione scendeva i limiti erano così, se non coincidono allora la funzione è discontinua, perché il punto, il valore di f di x con 0 non può coincidere ovviamente con tutti e due. È solo se, perché se invece coincidevano allora il valore della funzione stava in mezzo e quindi era 1. Quindi praticamente le funzioni monotone possono avere, il corollario di questa cosa è che le funzioni monotone possono avere solo discontinuità a salto. È chiaro? Le funzioni monotone possono avere, questa cosa la ripeteremo, non è che, però uno se la comincia a mettere da parte, una funzione monotona può avere solo una discontinuità a salto. Ok?
vedremo noi non oggi ma domani che facciamo esercizi, cominciamo a vedere un po' di discontinuità e le classifichiamo in tre tipi: discontinuità eliminabile, discontinuità a salto e discontinuità essenziale. Domani vediamo specificamente questi tre tipi. Non voglio sentire prima specie, seconda specie e terza specie. Li impiccico vicino a me. Ma pure se ci fosse sul libro di testo. Non voglio. Allora, se qualcuno mi dice prima specie, seconda specie e terza specie, la prima cosa che gli chiedo tutte le specie, prima, seconda e terza. Sbaglia qualcosa nella definizione, dopodiché. Cioè, è una cosa proprio che va contro ogni senso logico. Prima di tutto, bisognerebbe che tutti i libri classifichino, vabbè, la prima specie quasi tutti dicono che è quella eliminata, la seconda specie è quella salta, la terza specie è quella essenziale. Però basta un testo al mondo che permuti l'ordine delle specie e poi andate in ordine. Ci sarà un testo di matematica che metterà, classificherà l'ordine delle specie discontinue in maniera diversa? Forse sì. Quindi, ma in ogni caso, quando voi dite prima specie, è una cosa tautologica, perché poi mi dovete definire cos'è la prima specie, cos'è la seconda specie, cos'è la terza specie, se non me lo ricordate. Invece è così semplice. Discontinuità eliminabile, che significa che il limite ci sta ed è diverso dal valore del punto. Discontinuità a salto, che vuol dire che il limite sinistro è diverso dal limite destro, e il valore del punto può fare quello che gli pare, ma non può essere uguale. Discontinuità essenziale, che vuol dire? Discontinuità essenziale vuol dire che il limite non ci sta, almeno da una parte, e quindi il limite complessivo non ci deve essere. Chiaro? Invece il valore della funzione del punto ci deve essere. Questo vuol dire, vorrà dire, disponibilità essenziale, disponibilità a salto, disponibilità eliminata. Cioè è una cosa così semplice, non va complicata dove non è necessario. Ok, adesso torniamo alle nostre funzioni monotone. Andiamo cioè a dimostrare questo che abbiamo appena scritto. Allora, per semplicità, suppongo x con 0 di accumulazione sia per L che per R, e L per A, no? Chi sono L e L? Li ho scritti qua, cioè così posso fare tutti e due i limiti. Ovviamente se non è così il ragionamento lo fate soltanto dalla parte dove lo potete fare, quindi non cambia niente, cioè negli altri casi si fa solo una parte del ragionamento che sto per fare adesso. Allora, dico che il limite per x che tende x con 0 da sinistra di f di x è uguale all'estremo superiore
per x appartenente ad EL di f di x. Ok? Chiaramente se x è minore di x con 0 e x appartiene ad E, questo vuol dire che x appartiene ad L, questo vuol dire che f di x è minore o uguale di questo estremo superiore questo qua lo chiamiamo lambda p. Questo vuol dire va bene. Ok. Questo lo sappiamo. Poi adesso diciamo sia epsilon maggiore di 0. Lambda meno epsilon non è, diciamo, è minore di lambda, che è l'estremo superiore x appartenente a L di f di x. L'estremo superiore è il minimo dei maggioranti, quindi questo qua è più piccolo, quindi non è un maggiorante. Quindi esiste un delta positivo tale che x con 0 meno delta appartiene a L e f x con 0 meno delta è maggiore, lo scrivo qua, f x con 0 meno delta è maggiore di lambda meno epsilon, è minore di lambda, cioè quando un numero non è un maggiorante di un insieme ci deve stare un elemento dell'insieme, cioè un elemento i e con l, tale che il valore della funzione è più grande di lambda meno epsilon. Ma un elemento di e con l lo potrò scrivere come x con 0 meno delta, che sta a sinistra. Qua c'è x con 0, se un elemento sta in e con l sarà x con 0 meno qualche cosa, questo qualche cosa lo chiamo delta. Adesso andiamo a vedere se x è compreso tra x con 0 meno delta e x con 0, questo che vuol dire? Vuol dire che f di x è compreso tra lambda e f di x con 0 meno delta, che però a sua volta era maggiore di lambda meno epsilon. Ovviamente x deve stare lì. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che il limite per x che tende a x con 0 da sinistra di f di x è uguale a lambda piccolo. Questa l'avevo scritta per evidenziare il fatto che il limite, quando lo andremo a fare, non può superare lambda piccolo, però qua invece si capisce che quel limite, se prendete, andate a rivedere la definizione di limite da sinistra, per ogni epsilon esiste un delta tale che se x è compreso con 0 meno delta x con 0 x appartenente a d, f di x è compreso tra lambda meno epsilon e lambda più epsilon. In questo caso f di x è compreso tra lambda meno epsilon e lambda meno, cioè la definizione di limite mi basta questa disuguaglianza. Io ce l'ho una migliore, eh? In realtà posso scrivere, siccome questo me lo dimentico, f di x è compreso tra lambda meno epsilon e lambda, siccome la funzione sta crescendo, il limite da sinistra fa lambda da sotto, cioè è chiaro? Ciò di meglio. Similmente, analogamente,
limite per x che tende a x con 0 da destra di f di x è uguale all'estremo inferiore su e con r di f di x è uguale a lambda grande da destra lo riscrivo di qua, questo è uguale a lambda grande da destra, nel senso che come numero questo è uguale all'infimo che è uguale a lambda. Poi quando parlo di limite, il limite da destra è uguale a lambda da sopra, cioè quando andrete a dimostrare la disuguaglianza, lo fate dalla parte destra, voi avrete che per ogni epsilon esiste un delta tale che se x è compreso tra x con 0 e x con 0 più delta, allora f di x sarà compreso tra lambda, oh, qua c'è minore uguale e qua c'è minore, anche qua c'è maggiore uguale perché la funzione è debolmente crescente, ma non cambia niente. Ok, compreso tra lambda e lambda meno epsilon, qua sarà compreso tra lambda e lambda più. Quindi quando lo fate da destra il limite su lambda grande ci arriva da sopra. Siccome lambda grande è più grande di lambda piccolo, abbiamo finito. Il limite da destra o anzi lambda grande è più grande di f di x con 0 che è più grande di lambda piccolo. Per quale motivo? F di x con 0 è minore di tutti gli f di x che stanno a destra, per x che sta in e con r, quindi chiaramente minore o uguale all'estremo inferiore di questo. F di x con 0 è maggiore o uguale di tutti gli f di x per x che stanno a sinistra, quindi è maggiore o uguale all'estremo inferiore di sinistra. Mettendo insieme tutte queste informazioni possiamo dire che il teorema è concluso. Quindi che succede? Se una funzione cresce sia pure debolmente, se in un punto del dominio posso fare il limite sia da sinistra che da destra, il limite, mettiamo che il limite da sinistra faccia 3 e il limite da destra faccia 5, che so che il limite, cosa so? Che il limite da sinistra ci arriva a 3 da solo, il limite da destra ci arriva a 5 da sopra, e so anche che il valore della funzione lì in mezzo deve essere compreso tra 3 e 5, chiaro? Se il limite da sinistra coincide con il limite da destra e la funzione è definita in quel punto deve essere per forza così. Se invece i due limiti non sono coincidenti ed esistono entrambi, la funzione deve essere in quel punto per forza discontinua. Se in quel punto, supponiamo per esempio una funzione definita su 0, 1, crescente, strettamente crescente, il limite in 1 da sinistra fa 3, la funzione è continua? Dipende. Se f di 1 fa 3, sì. Se f di 1 è maggiore di 3, no. Perché stavolta non avete, cioè potete fare solo da sinistra. Quindi in linea a sinistra avete che fa 3. Se però la funzione è appunto fa 3, ecco. Se però la funzione, per esempio, la funzione può fare, può avere un grafico che fa così, arriva così e poi c'è un salto solo nel, potrebbe fare. In quel caso è disco. Quindi allora, questo teorema è uno di quei teoremi che si capisce meglio di come si riesca a scrivere, perché dice cose piuttosto semplici, però quando uno le scrive deve per forza, diciamo, scrivere un po' di dettagli. Sostanzialmente vi sta dicendo che le funzioni monotone possono avere solo un tipo di discontinuità che poi chiameremo discontinuità assalto, cioè il limite da sinistra è diverso dal limite da destra.
funzione se sta salendo, quindi se l'inizio è più basso, quindi la destra è più alta. E la, cioè, e la funzione non può valere tutte e due. Va bene?